tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Mistero sulla morte di molti gabbiani sulle nostre spiagge. Che cosa li sta uccidendo? In aumento i casi di abbandono di animali nel comune di Fano. A lanciare l'allarme è l'associazione Melampo. Un dato così non si registrava da anni. Ragazzo annega in mare davanti alla foce del fiume Musone. Trovato vivo invece l'anziano 83enne di cui si erano perse le tracce ieri sera a Serra San Quirico. Vendemmia 2019 per le Marche sarà un'annata record. A Colli al Metauro si festeggia la pera angelica e la casciotta d'Urbino. È la specialità delle città di mare, la grigliata di pesce. Ecco alcuni buoni consigli per prepararne una coi fiocchi. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Cresce il mistero attorno alla morte di numerosi gabbiani. Gabbiani trovati lungo le nostre spiagge, in particolare Pesaro e Fano. Ed ora ci si sta interrogando su che cosa, quale sia la causa di queste morti. Una cosa così non si era mai verificata. Fino ad agosto, in tutto una decina di esemplari di gabbiani morti dall'inizio dell'anno, era nella norma. Ma da agosto in poi la situazione è precipitata e ora bisognerà capire che cosa li sta uccidendo. Sono le considerazioni di un operatore del CRAS che solo nella giornata di oggi, tra Fano e Pesaro, ha raccolto una quindicina di povere bestiole morte, probabilmente per le stesse cause che hanno provocato i decessi delle settimane scorse. Questo pomeriggio il CRAS è venuto a Fano, la Marina dei Cesari, dove sono state raccolte 7 carcasse e 3 invece sono stati prelevati in condizioni gravi. Non si era mai verificata una situazione così, nemmeno da noi, in tutti questi anni, ci dice al telefono Maura Garofoli, l'addetta stampa. Siamo molto dispiaciuti ed addolorati vedere queste povere bestie così accasciate e sofferenti e non poter far nulla stringe il cuore. Gli operatori poi hanno portato gli esemplari vivi e quelli deceduti al dottor Famà di Pesaro, referente dell'organizzazione, il quale ci conferma l'eccezionalità di questa moria di esemplari che va ben oltre la fisiologicità del fenomeno in questa stagione. Qui siamo ben al di sopra delle casistiche. Diverse sono le ipotesi al vaglio, anche se quella di una intossicazione rimane la regina di tutte, escludendo l'indigestione di materiale plastico che darebbe sintomi di soffocamento casomai, e non sintomi neurologici, invece tipici delle intossicazioni o di avvelenamenti. Ora nei prossimi giorni, fatte le dovute valutazioni, è probabile che si proceda con specifici accertamenti per valutare la presenza sui resti dei gabbiani di riscontri tossicologici o di altro che possano dare una risposta su che cosa sta uccidendo i gabbiani della nostra costa. Ed ora parliamo della strage di Corinaldo. La procura di Ancona ha affidato al consulente informatico forense piemontese Giuseppe Dezzani l'incarico per le perizie sui telefoni della cosiddetta banda dello spray, di un negoziante di Comproro e di un ottavo indagato, un 22enne di Modena, per l'accusa di ricettazione, che dunque si aggiunge ai 7 che erano stati arrestati ad agosto scorso per la strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo con l'accusa di omicidio preterintenzionale. La presunta gang, dedita a rapine seriali di collanine e danni di ragazzi, secondo l'accusa, entrò in azione anche a Corinaldo e gli spruzzi di spray al peperoncino avrebbero causato la calca in cui morirono 5 giovanissimi e una madre 39enne nella notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi. La perizia riguarda una decina di dispositivi, oltre ai cellulari c'è anche un computer, ed è stata conferita oggi all'esperto che ha lavorato in precedenza ad altri casi importanti, come quello della Costa Concordia e dell'omicidio della minorenne Yara Gambirasio. Il consulente avrà 10 giorni di tempo per relazionare sui contenuti alla procura di Ancona. E purtroppo siamo ancora qui a raccontarvi di
casi di abbandono di animali, di cani in particolare. Nel mese di agosto, il mese scorso, ben 10 esemplari sono stati portati al canile municipale di Fano, una circostanza che non si registrava da moltissimi anni. È vivo. Il tono della voce della responsabile del canile Gattile Melampo è allarmato e sconfortato. Dopo anni di iniziative, di messaggi di educazione e sensibilizzazione al mondo animale, di campagne di prevenzione e di amore incondizionato verso gli amici a quattro zampe, non credeva possibile di veder varcare il cancello della struttura ad una decina di esemplari ancora non dotati di microchip e lasciati al loro destino, cani di nessuno, cani soli e messi da parte come un giocattolo usato di cui ci si è stufati. Sono cani giovani, anche sotto i 12 mesi e cucciolate, che si vanno ad aggiungere ai 100+ ospiti che giornalmente ricevono le attenzioni delle operatrici, ma che fanno fare un salto indietro nel tempo di una quindicina di anni, quando ancora certi concetti sembravano venire da Marte anziché dalla Terra. Ancora siamo a dover parlare di microchip, di vaccinazioni, di sverminazioni. Davvero abbiamo cercato di far passare messaggi che parlano di regolarizzazione di questi membri all'interno della famiglia. Il microchip costa pochissimo, il microchip è obbligatorio per legge. Io non mi spiego come davvero 10 cani in un mese siano stati trovati, nessuno di loro aveva il microchip, da cuccioli a cani di un paio d'anni. Quindi si tratta davvero di una mancata, alla fine una mancata considerazione, no? Della creatura che si porta a casa, perché se tu non la regolarizzi può scappare e diventa automaticamente un cane di nessuno, un cane senza chip e un cane di nessuno. Per non arrivare ad abbandonare un cane, lasciarlo in mezzo alla strada, ci sono degli strumenti, perché può darsi che queste persone magari alle volte capita entrino in difficoltà. Quali sono i canali, gli strumenti per non arrivare a lasciarlo in uno scatolone in mezzo alla strada? Allora, spesso arrivano dei cani che le famiglie non riescono più a gestire per problemi comportamentali. Allora, esiste la figura dell'educatore che chiaramente deve essere remunerato, ma è una figura professionale molto molto importante che ci può dare tante armi per imparare a gestire un cane, perché è vero, non si accompagna un cane nella propria casa ed è tutto fatto. C'è ancora l'idea che adotta un cucciolo, crescerà con noi, si abituerà. Quindi come se non avesse un carattere proprio, come se no non dovesse sviluppare qualcosa che è già suo e che da adulto verrà fuori per forza di cose. Alle volte ci si scontra ancora con aspetti che sono più culturali che pratici. E questo è il grande ostacolo da superare e sul quale bisogna ancora lavorare tanto. L'informazione che noi abbiamo provato a fare anche nel comune di Fano con delle serate informative in cui sono state impegnate figure professionali come la mia, di educatori, istruttori, cercano di portare una cultura cinofila adeguata, partendo dal presupposto che viviamo con degli esseri senzienti, ormai riconosciuto questa cosa, quindi fondamentalmente cerchiamo di far capire che cos'è un cane veramente, che cos'è la vita con un cane, che è molto diversa purtroppo da come spesso il senso comune si aspetta. Ora questi dolci ospiti, dopo il giusto periodo di ambientamento e messa in regola con tutte le vaccinazioni, saranno pronti per una nuova famiglia, magari più consapevole e amorosa, che li vorrà accogliere e alla quale le dolci bestiole non vedono l'ora di donare tutto il loro affetto e la loro vitalità. È stato trovato vivo dopo oltre 11 ore di ricerche ed è in discrete condizioni di salute l'83enne di Angeli di Rosora, di cui si erano perse le tracce ieri sera. L'uomo si trovava vicino al cimitero di Sasso, nel comune di Serra San Quirico, ed è stato rintracciato in particolare grazie all'ausilio dell'elicottero dei Vigili del Fuoco. Le indagini condotte in particolare dai carabinieri della stazione di Castelplanio hanno consentito di localizzare l'ultimo posto in cui l'anziano era stato visto. Si era allontanato per una passeggiata, ma non aveva fatto rientro a casa per l'ora di cena. Così la famiglia, preoccupata ovviamente, ha lanciato l'allarme, mettendo in moto la macchina delle ricerche da parte dei Vigili del Fuoco, carabinieri delle compagnie di Iese e Fabriano e di volontari della Protezione Civile.
È un ragazzo invece di origini straniere, è morto in mare all'altezza della foce del fiume Musone tra Numana e Porto Recanati. Arrivata la segnalazione del giovane disperso in mare, sul posto è intervenuta verso le 12.15 l'idroambulanza della Croce Rossa di Ancona, attivata dalla Guardia Costiera e dal 118. Al ragazzo i sanitari hanno iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, che però sono risultate inutili. Il ragazzo infatti è deceduto poco dopo. Cambiamo pagina, adesso parliamo di vendemmia, della vendemmia 2019, se a livello nazionale la quantità del vino sarà in calo del 15%, le Marche tengono le stesse quote dell'annata record del 2018 e la bella notizia è che sarà un'annata record. Dopo 2 anni di vendemmia anticipata, quest'anno, in maniera fisiologica, le aziende vitivinicole stanno iniziando in questi giorni a vendemmiare le uve per i vini fermi, dopo aver raccolto le uve da spumante nelle settimane passate. E a dispetto di un dato nazionale che mette il segno meno davanti alle quantità, con percentuali che variano dal 10 al 15%, in controtendenza le regioni del centro Italia invece tengono bene rispetto all'annata record del 2018, che segnò 1.600.000 quintali. Abbiamo già raccolto le basi spumanti, ma adesso iniziamo a raccogliere i Chardonnay Sauvignon, quindi siamo ritornati nei canoni standard della vendemmia di settembre. A livello di maturazione adesso è ottimale, nel senso che abbiamo delle belle giornate assolate, però la temperatura rispetto a una settimana fa è calata, quindi anche le escursioni termiche notturne sicuramente porteranno a livello organolettico e olfattivo degli aromi positivi per il vino finito. Abbiamo dei bei Benchelli in vigna, abbiamo dei bei Sangiovesi, abbiamo dei bei Montepulciani. È chiaro che se parliamo di Montepulciano andremo a raccoglierlo a ottobre, probabilmente quest'anno, quindi è molto presto fare un'analisi, però tendenzialmente sembra, con le dita incrociate, un'annata decisamente positiva. Se le quantità non sono da record, però viceversa la qualità del prodotto sarà alta. Ma cosa ci troveremo in bicchiere con queste prerogative, meteo permettendo naturalmente? Dipenderà sempre da che tipo di bottiglia avremo di fronte, quindi se è un parliamo di Bianchello, quindi se è un tradizionale o un superiore. Però sicuramente avremo delle caratteristiche buone, diciamo di un'annata di grande equilibrio, quindi tra le parti morbide e le parti, diciamo, di freschezza, di acidità, quelle che le rendono vivi, magari molto differenti dall'annata che abbiamo avuto prima, 16 e 18 annate molto fresche che hanno stentato ad uscire, mentre invece l'annata 2-17 pronta da subito. Questa qui sarà un'annata abbastanza equilibrata, poi la troveremo, la vedremo in bottiglia quello che dimostrerà, se sarà in un tempo medio-lungo oppure in un tempo più lungo, sicuramente non in un tempo immediato come la 17. Da sommelier sarà un'annata questa da mettere da parte o da consumare pronti via? Qui non abbiamo la palla di vetro, quindi aspettiamo di assaggiare le prime bottiglie e poi decidiamo. E a Colle del Metauro invece questo fine settimana c'è l'appuntamento con la Perangelica e la Casciotta d'Urbino. Colle al Metauro torna la festa dei sapori antichi, unici e golosi. Sabato 7 e domenica 8 settembre Fior di Piano e Serrungarena ospiteranno Al Contadino Non Far Sapere, l'evento dedicato a due eccellenze simbolo in un unico territorio, la Casciotta d'Urbino DOP e la Pera Angelica. Questa iniziativa accomuna due realtà storiche che portavano avanti da anni. La Pera Angelica a Serrungarina ed la Casciotta d'Urbino a Montemaggiore. Le abbiamo proprio unite nello stesso fine settimana, nella stessa iniziativa. Perché? Perché proprio dopo aver unito questi territori in un unico comune è giusto anche cominciare a intraprendere le iniziative e accomunarle tra loro. Oltretutto, formaggio e pere sono un connubio naturale
enogastronomico riconosciuto e anche molto buono, quindi un'unità del territorio che passa attraverso le bellezze naturali, l'enogastronomia, la tipicità dei nostri prodotti, le migliori tradizioni delle nostre iniziative che qui si svolgevano quando il comune ancora non era uno solo. Il formaggio più amato da Michelangelo Buonarroti sarà dunque protagonista della manifestazione, insieme al frutto simbolo di Serrungarina, per rinnovare un abbinamento, un tempo riservato ai nobili, e dargli lustro e nuove veste tramite una festa lunga un intero fine settimana che si snoderà tra i due borghi di Colli al Metauro. La formula, presentata ai visitatori che faranno tappa a fior di piano negli spazi del caseificio Val Metauro, è quella collaudata della festa del formaggio marchigiano, che prevede laboratori, visite guidate, appuntamenti sportivi, degustazioni, pranzi e cene nel segno della tradizionale gastronomia marchigiana. Noi del Consorzio di Tutela vogliamo che sia il territorio che parli di Casciotta d'Urbino. Siamo stati felici di fare questo connubio con la Perangelica. Ci siamo messi in testa di reintegrare nel nostro territorio l'antico frutto della Perangelica. Anticamente si diceva sempre no, al contadino non far sapere, quindi abbiamo reintrodotto questo schema insieme ai signori della Val Metauro. Ad aprire il programma di eventi sarà infatti il talk show di sabato 7 settembre alle ore 16.30 nella sala comunale di Serrungarina, nel quale saranno approfonditi i progetti di promozione dedicati alla Perangelica e alla Casciotta. L'appuntamento parallelo a Serrungarina de Al contadino non far sapere prevede, in occasione della 24esima festa della Perangelica, dalle 18 fino a tarda sera l'apertura del mercato con prodotti del delizioso frutto, cene in musica in cui gustare tipicità enogastronomiche. Da quando nel 2001 la Regione Marche ha riconosciuto la Perangelica come prodotto agroalimentare tradizionale, la manifestazione si è arricchita di tantissimi eventi. Tra questi anche quello che coniuga lo sport all'enogastronomia, la pedalata della Perangelica, in programma domenica alle ore 8.30, promossa dall'associazione Muli Stracchi, che lungo i 26, 35 o 43 chilometri di percorso prevederà anche tappe in cui degustare prodotti tipici del territorio. Ancora cronaca, un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Senigallia per furto aggravato, resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale. Si tratta di un 60enne della provincia di Novara, senza fissa dimora, entrato nel Duomo di Senigallia in piazza Garibaldi per rubare dalla cassetta delle offerte, che poi ha aggredito e ferito due carabinieri. Scoperto dal parroco, che ha allertato il 112, l'uomo è stato sorpreso mentre inseriva un metro, a cui era stato applicato del nastro adesivo, nella fessura della cassettina in cui i fedeli lasciano le proprie donazioni. I militari hanno sequestrato l'arnese del mestiere e quasi 20 euro provento del furto. A Osimo invece un anziano di 82 anni cade mentre sta cucinando e non riesce a rialzarsi, mentre le tre pentole posizionate due ore prima sul fuoco si carbonizzano e innescano fiamme e fumo denso. Il provvidenziale intervento degli agenti del commissariato di Osimo in via Olimpia ha salvato questo anziano di 82 anni che era rimasto a terra immobilizzato sotto il tavolo della cucina e che chiedeva aiuto disperatamente mentre nell'abitazione l'aria si faceva irrespirabile. I poliziotti, che hanno capito che non c'era tempo da perdere, quando sono arrivati, allertati da una vicina di casa, hanno rotto un vetro, si sono precipitati all'interno e hanno portato fuori l'anziano. Poi sono arrivati ovviamente i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. L'anziano è stato portato poi al pronto soccorso di Osimo per le cure del caso. Dopo il successo dello scorso anno, domenica prossima torna la camminata trekking insieme contro il mieloma o la rimba. Partenza e ritorno sul Monte Acuto, vicino alla Catria. L'iscrizione è offerta libera e l'intera somma raccolta sarà devoluta alla sede AIL di Pesaro. Il ritrovo è alle 9.45 alla casetta dei Mochi sul Monte Acuto oppure alle 8.45 al parcheggio del campo sportivo del quartiere Sant'Orso a Fano. Ultimi giorni d'estate e ancora qualche occasione per preparare delle gustose grigliate di pesce. Allora ecco qualche consiglio per non sbagliare. È uno dei modi più naturali per cucinare il pesce.
eseguita a regola d'arte, regala profumi e consistenze ineguagliabili e mantiene praticamente inalterato il gusto delle carni. È la grigliata o focone, come viene comunemente chiamato dai pescatori, che per la sua praticità o rapidità lo utilizzano anche a bordo con il pescato di risulta. Sulla graticola praticamente ci possiamo mettere di tutto, dai molluschi al pesce bianco, ai mitili, al naturale o con la mollica di pane. Ma è col pesce azzurro che la grigliata dà il meglio, esaltando al massimo le caratteristiche del pesce. Ma quali sono le regole maestre per eseguire una grigliata a regola d'arte? Il pesce alla griglia è tutto una procedura molto particolare, perché dobbiamo partire da un presupposto di pesce nostro dell'Adriatico, che è quello che si presta molto alla griglia, perché nell'Adriatico c'è il pesce piccolo. Una volta pulito bene, e chiaramente bisogna lavarlo, ma l'importante è non andare a condirlo quando ancora è bagnato, c'ha dell'acqua, quindi bisogna avere la pazienza di asciugarlo con uno scottex. Una volta asciutto bene, noi dobbiamo prendere il pan grattato, la mollica, ci mettiamo un pochino di sale e pepe. Dire che non ci va l'aglio e il prezzemolo è un errore, quello che poi alla fine dà di ritorno il sapore della grigliata. Il pesce va nel pan grattato, da asciutto, in un'altra bacinella si tira su il pesce un po' scrullato, poi si dà un filo d'olio buono e ancora una spolverata di pan grattato. Quello è il miglior modo per condire il pesce. Una piccola particolarità che è anche giusto dire, perché chi a casa appunto ha un giardino e può accendere il fogone, quello che è importante è usare il carbone grosso e farlo accendere molto bene fino al punto che diventa, poi chiudendo gli sportelli del fogone, il carbone diventa bianco. Quello è il momento giusto per mettere su. Le griglie, le gradelle, devono essere usate sempre solo per il pesce. Se uno ha due, tre, quattro gradelle, una la usa per la carne e sempre per la carne, e le altre per il pesce. Prima di ingradellare il pesce si prende uno scottes bagnato con un po' d'olio e non si gratta la gradella, che non si deve scoprire il ferro, ma la si tampona con l'olio, in modo che il pesce, quando tu sgradelli, non è attaccato, perché quello è un problema grosso. Le gradelle devono essere appena unte, e quando metti il pesce sulle gradelle evitare dei buchi centrali dove può passare l'aria calda e il fuoco. Tempo di cottura 5 minuti per parte. E con questo chiudiamo qui il nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Domani mattina alle 7 l'appuntamento in diretta con la rassegna stampa Occhio ai giornali. Grazie per aver seguito il nostro TG. Arrivederci.